Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master CAE. Secondo appuntamento con la rubrica del modellismo per quest'estate. Nella scorsa puntata abbiamo visto come creare la base per le varie celle che vanno a comporre la griglia, ma effettivamente la parte più importante della griglia è quella che c'è sopra, non quella che c'è sotto. Quindi in questo episodio andiamo a realizzare proprio la parte superiore con mattonelle e muri divisori, che sono appunto gli elementi fondamentali che vi serviranno per usare la griglia nel vostro gioco. La prima cosa che vi servirà è il cartoncino sottile. Da questo ricaveremo quelle che poi saranno le vere e proprie caselle della griglia quadrettata. Per facilità io ho preso tutto il cartoncino che avevo e l'ho diviso a sua volta in quadrati di 2 pollici e mezzo per 2 pollici e mezzo, la stessa dimensione che hanno poi le basi delle nostre celle. Ovviamente però ogni cella conterrà 4 caselle, quindi ognuno dei blocchi di 2 pollici e mezzo per 2 pollici e mezzo verrà diviso in 4 parti che diventeranno le mattonelle di quello che sarà il nostro pavimento. Non è fondamentale che siate precisi, l'importante è che sia diviso in 4, anche perché queste caselle dovranno poi essere sgrossate. Ovviamente ve ne servirà anche in questo caso un'enorme quantità. Nel mio caso quasi 400, dovendo lavorare con un blocco di 100 caselle. Ora, per far spiccare le mattonelle una dall'altra e quindi rendere chiaro poi quando si va a muovere le miniature sopra dove finisce una casella e inizia un'altra, le singole mattonelle devono essere sagomate. Anche in questo caso non c'è bisogno di fare un lavoro realmente preciso, perché tanto lavoriamo per eccesso. Rimuovete un po' di carta sui lati e poi smussate gli angoli. Questa non è un'operazione necessaria, l'ho fatta puramente per estetica, per non far sembrare proprio le mattonelle delle celle quadrate e basta. Però quale forma date alle singole mattonelle dipende dall'estetica che volete fare. Io qua sto puntando a qualcosa di generico, ma potreste farlo sembrare un pavimento di pietra o delle lastre di metallo, magari delle travi di legno per fare un pavimento della locanda o cosa del genere. Una volta che avete ricavato le vostre 4 mattonelle, di nuovo prendete il Vinavil e disegnate 4 quadrati sui 4 angoli della base, su cui poi dovranno andare a essere appiccicate le mattonelle. Anche in questo caso fate un po' di pressione e muovete un po' il pezzo di carta per farlo aderire meglio. Nel caso utilizzate, come ho fatto io, della carta che da una parte è lucida e dall'altra è ruvida, mettete la parte lucida sotto, perché poi la parte ruvida è molto migliore quando si andrà ad applicare la vernice. Sulla parte lucida delle volte la vernice non attacca o si scrosta. Una volta che le mattonelle sono state fissate, fissate poi la parte superiore alla parte inferiore. Abbiamo visto nello scorso video come si realizza, sempre utilizzando il Vinavil. Una volta che il Vinavil si sarà asciugato, avrete fondamentalmente completato una delle celle che andranno poi a formare la griglia tattica. Il motivo per cui rimane una scanalatura è che in questo modo potrete infilare un perno ricavato della carta d'avanzo per poter incastrare le celle l'una con l'altra. Questo non solo le rende un attimo più stabili, ma vi permette anche di creare blocchi della mappa prima, magari un'intera stanza, e poi impiazzarla direttamente senza montarla volta per volta. Non
serviranno solamente caselle larghe e piatte, ma la cosa più importante che vi dovete indicare sulla mappa è la posizione dei muri. Di conseguenza andiamo a ricavare dei muri. Prendete sempre il cartoncino che avete sagomato, quello da cui staccate di volta in volta le varie celle, e misurate da una parte all'altra degli spazi da mezzo pollice. Queste diventeranno poi le strisce di carta da cui andremo a ricavare i muri. Il motivo per cui, nonostante la mappa debba essere di celle di un pollice quadrato, noi stiamo lavorando su una griglia da 2,5 pollici, è appunto questo. Se voi creaste le caselle di 2 pollici con le mattonelle da 1 pollice, quando andrete a piazzare il muro, la casella vicino al muro resterebbe più piccola e non ci starebbe la basetta della miniatura. La maggior parte delle miniature vendute commercialmente hanno delle basette preimpostate proprio di 1 pollice o di un cerchio con diametro 1 pollice. Facendo in questo modo, sì, effettivamente la griglia risulterà fuori scala, perché tutte le caselle risulteranno più grosse, in realtà risulteranno di 1 pollice e 1/4, però potete essere sicuri che tutte le celle potranno contenere agevolmente una miniatura, e anche in caso abbiate fatto degli errori di misurazione, alcune caselle saranno più grandi, altre più piccole, non dovrebbero esserci problemi né di movimento né di spostamento, anche perché normalmente quando andate a spostare le caselle sulla mappa tattica, sia in D&D che in Pathfinder che altri giochi che la richiedono, non state a misurare la distanza col righello, ma contate quante caselle potete muovere. Di conseguenza, anche se le caselle sono più grosse o più piccole, a voi non cambia niente, tanto l'unica cosa importante è il numero di caselle di cui muovete, non quale sia l'effettiva distanza. Per attaccare le pareti alle celle utilizzate il vinavil, e poi una volta che il muro si sarà asciugato, anche in questo caso andremo ad applicare le mattonelle. Non vi servirà particolarmente tanta colla, mettetene semplicemente un velo per permettere di asciugare, muovete il pezzo per fare in modo che si attacchi più in fretta. Nel caso abbiate tagliato il pezzo di muro un po' troppo lungo, o magari per un errore la base è di qualche millimetro più corta, tagliate con le forbici gli avanzi della lunghezza del muro, se dovessero essercene. Anche in questo caso applicate un peso e lasciatela asciugare per qualche minuto. Una volta che si saranno asciugate, bisognerà applicare le mattonelle. In questo caso ci sarà un passaggio in più da fare, perché le mattonelle che saranno adiacenti alla parte dove c'è il muro, come si diceva, dovranno essere più piccole. Quindi prendete il metro, misurate effettivamente 1 pollice, in modo da evitare di rendere la casella troppo piccola, e poi tagliate l'eccesso. Per velocizzare il processo potete segnare una singola volta e poi tagliare 3 o 4 caselle per volta, dipende quanto è spesso il cartoncino. Non esagerate, perché se il taglio è troppo difficile da fare rischiate di strappare la carta più che di tagliarla. In questo modo abbiamo ricavato delle mattonelle più piccole, che ovviamente andiamo ad applicare alla metà dove c'è il muro, seguendo lo stesso principio che abbiamo usato per applicare quelle nella sezione piatta. Oltre alle celle col muro, vi serviranno anche le celle con il muro ad angolo, che saranno quelle in cui due sezioni di muro vanno a intersecarsi, gli angoli delle stanze o gli angoli dei corridoi. Esattamente come abbiamo fatto per quelle con un singolo muro, aggiungiamo del vinavil su un lato e applichiamo un altro pezzo di cartone che faccia da muro, sempre di 1/2 pollice, e anche in questo caso tagliamo gli eccessi con le forbici in modo che le caselle non sbordino. Queste saranno le caselle più difficili, tra virgolette, perché conterranno
la mattonella più piccola della vostra serie, perché la mattonella nell'angolo dove i due muri si incontrano sarà esattamente di un pollice per un pollice. Quindi di nuovo misurate bene e poi tagliate entrambi i lati di una mattonella in modo da renderla esattamente di un pollice quadrato. Ricavate poi altre due mattonelle di quelle con un solo lato tagliato da applicare contro il muro, e la quarta mattonella invece sarà quella grossa, un pollice e un quarto, che andrà a coprire l'area dove non ci sono muri. Non credo che ci sia bisogno di spiegare ulteriormente la cosa. Qui voglio interrompere un attimo, poi non vi preoccupate, adesso il filmato riprende, ma sicuramente vi state chiedendo perché io non abbia fatto i corridoi, cioè le celle che hanno un muro sia a destra che a sinistra, ma ho fatto semplicemente gli angoli e le celle con un muro. Perché nella mia esperienza personale i corridoi non vi servono e sono solamente dei pezzi sprecati. Le caselle pulite, quelle con le quattro mattonelle e basta, sono già di per loro dei corridoi, dato che sui lati verranno chiusi dai muri delle stanze. E se dovete indicare le porte o cos'altro, o aggiungete un segnalino sopra, magari vedremo anche come farne di artisticamente gradevoli, o semplicemente usate di nuovo le celle da quattro mattonelle e basta per indicare che c'è una fessura nel muro. Realizzare delle mattonelle con i due muri ai lati per fare i corridoi avrebbe voluto dire o avere meno mattonelle degli altri tipi, o dover fare ancora più pezzi, però dei pezzi puramente situazionali, perché serviranno solo in alcuni casi specifici. Tra l'altro, se voi dovete fare una mappa che è fatta solo di corridoi, non vi serviranno avere i muri, basterà non mettere niente ai lati delle caselle e sarà autoevidente che non si può uscire cadendo all'infinito oltre il bordo del tavolo. Poi so che ci sono altri master invece che quando costruiscono le loro griglie li usano neanche parecchio, quindi evidentemente esiste un'altra posizione ideologica sull'argomento. Decidete voi, io personalmente non li uso e vi sconsiglio di usarli. Adesso riprendiamo pure col video. Ovviamente anche in questo caso non procedete mattonella per mattonella, ma lavorate in serie per rendere il lavoro più veloce. Come ho detto nel video scorso, visto il tempo di asciugatura del Vinavil, io ho lavorato a blocchi di 8 caselle per volta. Però valutate voi, anche perché il tempo di asciugatura del Vinavil dipende dalla temperatura e dall'umidità dell'aria. Io questi video li ho realizzati che era giugno, faceva molto caldo e qua dove abito io è molto umido, quindi se siete in una zona più fredda magari si asciugherà più lentamente, se siete in una zona di più calda si asciugherà più velocemente. Fate qualche esperimento per valutare come vi ritorna più comodo. Ed ecco, qui siamo al mattino del terzo giorno in cui ho controllato che effettivamente tutto si fosse appiccicato. Queste sono le caselle piene. Queste sono le caselle con il singolo muro. Fate attenzione a metterle ad asciugare in modo che la maggior parte della superficie subisca la pressione. Per le caselle con l'angolo, il modo migliore è quello appunto di incastrarle le une con le altre. Sembra che si sia asciugato tutto, quindi adesso dovrebbero essere pronte per essere dipinte. Se non volete dipingerle, non fate problemi. Come vedete, anche con la carta pura, utilizzando mattonelle di colori diversi, il risultato finale è comunque gradevole alla vista e utilizzabile. Quindi, volendo, potreste anche decidere di finire qua. Come finisce qua il nostro video? Come sempre, se vi è piaciuto mettete un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master K e noi ci vediamo la settimana prossima con la pittura.